settore della caccia è stato penalizzato in maniera eccessiva. A denunciarlo è l'assessore alle politiche ambientali Domenico Rotella, che in un'intervista rilasciata ai nostri microfoni parla delle novità che riguarderanno a breve questo settore. Un settore, ribadisce l'assessore, che ha bisogno di più risorse e agevolazioni e che potenzialmente rappresenta una forza civica importante per tutto il territorio. Le novità sono queste. Noi riteniamo che 10.000 cacciatori solo nella nostra provincia, che sono in regolare concessione di un porto d'armi, che possono diventare certamente delle sentinelle nel territorio, che possono curare le nostre campagne e che hanno in qualche modo diritto di essere guidati e di essere aiutati in un percorso virtuoso per combattere la illegalità, il bracconaggio, per fare in modo che comunque il nostro territorio sia presidiato, per fare in modo che se dovesse scoppiare un incendio possiamo essere avvisati tempestivamente, per fare in modo per esempio di segnalare tutte le discariche abusive. Io penso che siano questi gli obiettivi che dobbiamo raggiungere. Noi abbiamo penalizzato questo settore in maniera eccessiva, dimenticando naturalmente che la caccia nasce insieme all'uomo, l'uomo nasce cacciatore. E questi cacciatori non sono dei killer che hanno il piacere barbaro di uccidere la propria preda, ma sono semplicemente delle persone che vogliono creare un rapporto con la natura, nella filiera naturalmente alimentare che viene costruita dalla natura stessa, e soprattutto sono persone che vogliono mantenersi in forma. Molti di questi ovviamente sono persone anziane che attraverso le lunghe passeggiate mantengono un livello positivo col proprio corpo e naturalmente con la propria età. E nello stesso tempo non dobbiamo dimenticarci che questi cacciatori sono persone che, essendo in possesso di un porto d'armi, hanno già sottoscritto i loro requisiti morali. Penso che questa categoria è stata sufficientemente bistrattata nel passato. La Regione purtroppo oggi non stanzia più finanziamenti e risorse a favore di questa categoria, che lascia nel territorio parecchio denaro, perché non dobbiamo dimenticarci che abbiamo considerato che ogni cacciatore spende nell'anno solare circa 2.000 euro a testa, moltiplicato per 10.000, immaginate qual è la ricaduta economica che noi abbiamo solo nella provincia regionale di Catania.